Brigate Rosse. Guardi, non posso stare molto al telefono, quindi mi ascolti bene. Deve andare dalla famiglia. Dovrebbe andare personalmente per dire queste cose. In via Caetani c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Dentro c'è il corpo dell'onorevole Mori. La Costituzione italiana prevede atti di clemenza da parte dello Stato, attribuendone la facoltà al Presidente della Repubblica. Per cui io credo che... Il delitto è stato compiuto. A nulla sono valsi tutti i nostri sforzi per salvare la vita all'amico Aldo Moro. Il corpo è stato trovato via Caetani. Il corpo di Aldo Moro giace a pochi metri da qui e dalla sede del Partito Comunista. Come era stato cinicamente promesso, Aldo Moro è stato assassinato. Ecco la cronaca di questa che è stata tra le giornate più angosciose nella storia della Repubblica Italiana. Via Caetani taglia in modo perpendicolare via delle Botteghe Oscure. Ancora 50 metri e si è alla sede del Partito Comunista Italiano. L'auto non è stata ancora aperta perché si teme che gli sportelli siano collegati ad una bomba. Gli artificieri stanno operando per arrivare senza rischi al corpo di Moro. Onorevole Berlinguer, Saragat ha dichiarato che con Moro è morta la Prima Repubblica. Lei che ne pensa? Non sono d'accordo con questo giudizio. La Prima Repubblica deve vivere e vivrà. Per una evidente incompatibilità, chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito solo dai pochi che mi hanno veramente voluto bene.